in braccio. Vai, 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 che ha spaccato. Vieni, amore mio, ti è mai successo di intruppare col mignolino? Vai, cara. Ma quanto può essere doloroso. Sì, ma la cosa divina, ecco, casca pure il copione, sai che quando cascano i copioni? Credo, uno, no, non ci credo, due, queste cose. Tre. Ok. Con Gloria Gaynor, I Will Survive. Quante cose sei sopravvissuta? Vuol dire che io sono una sopravvissuta, mi volete dire? Ma io pure, eh? Ma siamo tutti sopravvissuti. Tutti sopravvissuti. Esatto. Chi più, chi meno. Bene, siamo di nuovo qui. Peraltro la sai la storia del danno, no? Del famoso film, che chi sopravvive a un torto... Ho letto anche il libro, che è molto bello. Bellissimo. Josephine Hart, mi pare, una roba del genere. Josephine Hart. E film di Louis Malle, che chi sopravvive a un torto, è chi ha subito un danno, è pericoloso. Perché? Perché, aspetta, com'era la storia? È pericoloso perché sa che si sopravvive a tutto. Questo fa parte però di... Però io non mi sento pericolosa. No, per niente. Cioè, no, non no, credo. Peraltro siamo talmente felici di averti con noi, ogni tanto devi tornare a raccontarci io, infatti, un po' di cose. Io vi racconto, non so cosa, se c'è ancora qualcosa che non vi ho raccontato. Però... C'è. Partiamo dal tableau, dalla tavolozza di volti della vita di Giuliana, che poi tornerà anche allo specchio, e partiamo con un bel Alberto Sordi. È permessa da Alice. E poi sto scherzando. E sto scherzando. E sono scariche, le uso solo, vero, in caso di bisogno e di aggressione notturna. Tante volte qui, vero, qualche lumagone, non si sa mai. Perché? Papà! Abbi in quest'alcero. Sono di questi luoghi. Ma voglia infame! Papi! Ma i papi, vero? Sta scherzando! C'era papi, esce il tutore notturno qua! Guarda che lazza, ma buttate le chiavi! Era ovviamente un americano a Roma, nel nostro tableau c'è lui, c'è Woody Allen, Strehler, Gasman, Meryl Streep, Alberto Sordi, appunto, Michele Placido, Marcello Mastroianni, Giorgio Mustachì, Francesco Nuti, Carlo Lizzani, Lilian Wertmüller. Tu hai lavorato con lui nel Malato immaginario di Molière, sì, a teatro. Sì, sua figlia, no, a teatro, in cinema. Ah, era, cinema, scusami. Era un film, Il Malato immaginario, dove io facevo Angelica, la figlia, poi era un bel cast, c'era Laura Antonelli che faceva la serva, c'era, mi ricordo, Christian De Sica, c'era Bernard Blier, erano quei grandi cast che si facevano in quegli anni. Com'è stato Albertone? Albertone era un personaggio mitologico per me, quindi per me stargli vicino era surreale. Quindi non l'ho vissuta quasi come... Surreale perché io ho cominciato a guardare cinema che ero bambina e guardavo questi qua, ma per me... Te lo ricordi il primo film che hai visto? Sì, Quale era? Guarda che è una cosa molto incredibile, sembra che lo dica apposta, invece io ero in braccio a mia zia, quindi dovevo avere 5 o 6 anni, non di più, e il film era Il maestro di Vigevano di Elio Petri. Non ci credo, sì. Che poi è stato il tuo più grande amore della vita. Sì. È una cosa stranissima, però è proprio così, perché il primo ricordo che io ho di me in braccio a mia zia, e tra l'altro il film, che era un film meraviglioso, tristissimo, e certo, io ero stata portata al cinema come vengono portati i bambini piccoli, vabbè, giusto perché non li si può lasciare a casa, però non immagini mai che il bambino invece guardi il film che lo capisca. Io ricordo che recepì perfettamente tutta la tristezza di quel film, la malinconia e la bellezza di quel film ed ero piccola. Sì, il destino poi. E quando lo hai incontrato gliel'hai detta questa cosa? Sai che non lo so se me la ricordavo allora, perché io ho ricordato tante cose del mio passato in età più adulta. Sul momento non avevo tempo di ricordare, perché la mia vita è andata a 200 all'ora, per cui non avevo tempo di fermarmi a ricordare. E poi sono state un po' le interviste delle volte, le persone che mi hanno chiesto, mi hanno fatto delle domande sulla mia vita, che mi hanno obbligato ad andare indietro con la memoria, e quindi sono venute fuori anche i miei psicanalisti, perché ci ho avuto anche tanti. Quanti ne hai avuti di psicanalisti? Ne ho avuti, diciamo, quattro.
tutto l'arco costituzionale, eh? Cioè, Freud, Jung, anche Lacan, insomma, c'è stato un bel po' di... però è tutta cultura, tutta vita. Ma figo, a me lo dici. Allora, ti faccio vedere quest'altra foto, c'è Francesco Nuti e qui ci sei tu che suoni il sax e io Chiara all'oscuro. Piace? 2 mesi ci ho lavorato. Poi ho incontrato te, scambio delle valigette, niente audizione. Come hai imparato a suonare il sax? Guarda, poi noi abbiamo fatto 2 film sul sax, questo era il primo, poi dopo un anno abbiamo fatto Casablanca, che era il seguito di questo. Io in quell'anno ho veramente studiato il sax, perché questa era una scena ancora, ero credibile, però nel film successivo avevo veramente studiato. Come ho imparato? Con un sassofonista, su un sax muto naturalmente, per cui avevo imparato a mettere le dita esattamente come andavano messe, però chiaramente non è che suonavo, poi ero doppiata, però le dita andavano esattamente dove dovevano andare, quindi era molto credibile. Ed è un lavoro che ho fatto anche tanti anni prima per uno sceneggiato televisivo per la RAI che si chiamava Dramma d'amore, tratto da Verga, dove io facevo una pianista e chiesi al regista, all'epoca mi prendevano tutti molto in giro perché facevo queste cose, però a me mi piacevano tanto, chiesi per favore di girare tutte le scene in cui suonavo il piano alla fine, e nei 5 mesi di riprese, tutte le mattine mi svegliavo alle 7, facevo un'ora di lezione con un pianista vero su un pianoforte muto. Beh, io facevo pezzi da Beethoven, Mozart, Bach, e alla fine poi fu bello perché lui riuscì a girare andando dalle mani al viso, dal viso alle mani, sembrava veramente che suonassi io. Questa è una cosa che io l'ho fatta spessissimo con gli strumenti, perché è un modo, è un risarcimento verso me stessa per non aver mai imparato a suonare nessuno strumento, e anche poi un omaggio alla credibilità delle cose che si fanno sullo schermo. All'epoca mi prendevano in giro, mi dicevano che volevo fare l'attrice americana, che volevo fare De Niro. Io ho subito molto bullismo per questo fatto, però alla fine poi i registi mi ringraziavano, perché... Casablanca, qui sempre con Nuti, siete ospiti a Sanremo 1985. Un attimo di silenzio, torniamo al 1942, eravamo a Casablanca, è Staying Goodbye, provaci ancora sempre. Lovers who they still say I love you and that you carry love. No matter what the future brings, as time goes by, it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Super attuale, mamma peraltro. Mia, anni 80, come eravamo brutti con quei capelli ricci. Però a parte i capelli, il vestito con le spalline adesso va, sì, va ma tantissimo. Le spalline io le odio. Le spalline. Tu hai detto che il vostro è stato un rapporto fortunato tra due ragazzi particolari, il tuo con Francesco. Con Francesco? Sì, sicuramente eravamo particolari, ma ho incontrato tanta gente particolare, per fortuna. E Francesco cosa aveva di particolare? Francesco aveva di particolare, infatti per lui è stata coniata questo termine di malincomico, perché era un comico malinconico, aveva sicuramente, era portatore di una malinconia, che era una cosa che ci aveva un po' anche Troisi, per motivi diversi. La malinconia di Francesco era qualcosa di... lo dovevi conoscere bene per recepirla, però francamente non avrei mai pensato che poi la sua malinconia degenerasse in una depressione vera, perché poi, insomma, Francesco, credo che il motivo per cui poi si è fatto del male era un motivo depressivo. Io ho anche un'idea, conoscendolo molto bene, da quando è nata questa depressione, secondo me dalla morte del padre, però è una mia idea, perché quando morì il padre lui lo vidi proprio in uno stato come non l'avevo mai visto.
era il primo genitore che se ne andava? Sì, sì, era il primo genitore che se ne andava. E lui aveva un rapporto molto stretto col papà? Sì, 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 sì. Ma morì d'improvviso il padre? Come... Credo che, adesso non ricordo francamente come morì, però penso d'improvviso perché mi ricordo una telefonata dove lui piangeva dall'altra parte del telefono e non l'avevo mai sentito piangere e recepì proprio la sua disperazione. Devastazione. Sì. E non si è fatto aiutare, secondo te? Tu hai cercato di aiutarlo? No, io no, perché poi noi ci siamo anche un po' persi, nel senso che quando lui ha cominciato con l'alcolismo mi arrivavano delle voci di cose strane che faceva, conferenze stampa in cui annunciava il suo suicidio, insomma delle robe che mi hanno spaventato, non sapevo come avere più un rapporto con lui, perché era proprio cambiato, era molto cambiato. Era diventata difficile anche la gestione, certo sì, la gestione, sì. Non avevate persone in comune con le quali... No, una volta siamo andati a cena insieme, ma lo notai che era, non era più lui, insomma, che era un po' fuori di testa, per cui mi dispiacqui, poi quelli erano anni per tutti quanti noi dove andavamo tutti a 200 all'ora, per cui ognuno seguiva la sua strada, la sua carriera, i suoi entusiasmi. Meryl Streep, tu sei a teatro, hai appena concluso a teatro le repliche di Agosto a Osage County, qua c'è la foto di Meryl Streep, e interpreti Violet, quindi interpretata al cinema da Meryl Streep appunto, donna arrogante, cinica, crudele, anche e soprattutto con le sue figlie. Io non ce la faccio a parlare di questa esperienza, è stata, posso dire, la più bella esperienza della mia vita, che è terminata 2 giorni fa. Sono ancora a caldo, mi porto ancora dentro tutta la malinconia di un addio a questo spettacolo meraviglioso con la regia di Filippo Dini, con 15 attori meravigliosi che vorrei citare tutti, ma non lo faccio perché so che voi conduttori vi annoiate quando gli attori di teatro vogliono dire i nomi di tutti i propri colleghi, però ho lavorato in uno spettacolo meraviglioso con 15 attori, uno che sono tutti dei draghi. Ma lo riprendete poi a settembre, chissà se tornerà. Per mia sfortuna enorme, io devo fare un altro spettacolo anche molto bello, però che avevo già firmato il contratto precedentemente, okay. Quindi farò La signora del martedì in autunno invece di questo qua. Superba Giuliana Desio, splendida per dedizione e passione, una strepitosa, feroce e perfino divertente Giuliana Desio. Chi hai proiettato in questa madre crudele? Mia madre. Davvero? Sì. Mia madre era Violet. Naturalmente io ci ho messo del comico dentro, ci ho messo il tragicomico che è la mia cifra vincente, e questo personaggio mi dava tutte le possibilità di essere tragica e comica, personaggio di una tossicodipendente, mia madre non aveva quel tipo di tossicodipendenza, mia madre beveva, però Violet invece era addict di oppiacei e di anfetamine, quindi in ogni volta che lei entrava in scena era dominata da una chimica diversa, allora c'era il momento in cui cadeva perché era fatta di oppio, non riusciva neanche a parlare, il momento in cui stava a 2000, quindi personaggio difficilissimo. E nell'interpretare un personaggio nel quale hai reincarnato tua madre, te la sei sentita più vicina, l'hai perdonata ancora di più? No, ma io ho sempre perdonato, bisogna dire che io non ho neanche mai giudicato, io non sono una persona che giudica, soprattutto poi le persone della propria famiglia. C'è un bel po' di sofferenza che io sicuramente devo aver patito avendo avuto una madre così particolare, così carismatica, ma anche così ingombrante. Qual era? Laureata in medicina pure, no? Mia madre sì, sì. Avere subito questa madre qua mi ha sicuramente agevolato nell'andare a fondo delle emozioni dei personaggi, nella mia capacità che mi viene riconosciuta di fare il mio lavoro in una maniera particolarmente densa, particolarmente forte, scioccante qualche volta, anche a me piace scioccare, e questo personaggio era perfetto perché il personaggio è scioccante. E a te c'è qualcosa che ti sciocca? La stupidità mi sciocca sempre moltissimo, proprio non me ci posso abituare. Ti senti ancora altrove? Sempre. Ora dove sei? Altrove. Cioè tu ci sei ma non ci sei. Però ci sono. Ma tu, no, fammi capiamo, scusami perché ma qui... Ma io lo voglio sapere da te, ci sono? Perfettamente. Ma tu ti osservi mentre parli o sei centrata? Io vivo posticipata, cioè nel senso che io vivo già il dopo, capito? E adesso cosa stai pensando? E sto a casa. Non si vive il momento.
Però non è questo, non è perché non mi piace stare qua, è perché sono fatta così. Ma io non mi offendo. Anche perché, come vedi, io mi do. Cioè, io sono una persona. Posso intervenire? Io l'ho vista a teatro e ha interpretato Uccello con la regia di Enrico Maria Labanda. Io sono rimasto scioccato. Sì. Lì sei un'altra. Infatti, scioccato. Lì sei scioccato. Sì, sì, ma io voglio scioccare. Hai tirato fuori il peggio e il meglio di te. È il peggio, sì, perché in effetti poi alla fine sono un infanticida in quello spettacolo, però anche il meglio, perché sono un personaggio tenerissimo, che va, un personaggio che va da Fracchi a Medea, cioè tutta una gamma. Beh, quello è stato un altro dei abbiamo fatto 900 repliche di quello spettacolo, Notturno di Donna con Oscar. E salutiamo Enrico Maria Lavanna, Enrico, che è un amico comune. Mastroianni! Ecco. Proviamo. Allora? Non sento voglia di ridere. Il tuo primo bacio sullo schermo, ma era un bacio cinematografico o un bacio vero? No, era cinematografico, era tratto dalle mani sporche di Sartre, sì, con la regia di Elio Petri. Elio Petri, certo. Ed era un piano sequenza lunghissimo che durava tipo 15 minuti, durante che noi provavamo per 4-5 giorni e poi il quinto giorno si girava questo piano sequenza. E alla, più o meno a metà di questo piano sequenza c'era questa lunga sequenza di questo bacio che si davano questi due. E poi arrivava mio marito, ci scopriva, uccideva lui, quindi era una sequenza complicatissima, dove che a un certo punto si interrompeva sempre perché c'era qualcosa che non funzionava. Perché vi spiego il piano sequenza per coloro, sì, che non, certo, sono tutti tenuti a saperlo. Normalmente il cinema ha uno stacco di inquadrature, lo vedete, no? Inquadro me, inquadro Giuliana. Il piano sequenza è un continuo muoversi, sì, della telecamera, per cui basta un errore che devi rifare, devi tutto, tutto da capo. Famoso il piano sequenza dell'Infernale Quillan di Orson Welles, nonché il film Tu girato tutto a piano sequenza di Alfred Hitchcock, che era, mi sembra, Nodo alla gola. Delitto perfetto o Nodo alla gola? Cioè, no, Nodo alla gola, no, Delitto perfetto, ma Nodo alla gola. La cassapanca, i due, sì, sì, me lo la cassapanca, Farley Granger, certo, e lui era James Stewart. Meraviglioso. E, ma com'è stato baciare Mastroianni? È stato una benedizione. In che senso? Beh, sono stata benedetta in qualche modo. Un bacio come stato, io ho baciato il cinema, ho baciato tutto il cinema che ho amato, bella, nella mia vita. Baciare Mastroianni era baciare il cinema, per cui cominciare con un bacio ripetuto per una settimana è stato, insomma, un bel viatico per tante cose private e anche poi di professionali. E Mustachi che canta lo straniero. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di quella splendida chimera, di quest'amore senza età. Sarai regina e regnerai, le cose che tu sognerai diventeranno realtà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà. E nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà. Narra la tua vita, che tu ti innamori di questa figura un po' ieratica, sì, anche guardando la televisione. Un spettacolo dove cantavo, allora siccome mi piaceva questa canzone, cantarla in francese, ho raccontato che io, una delle figure che mi avevano colpito, ah, eccolo lì, però non c'è più lui, vero? Non penso che sia ancora vivo Mustachi. Non mi credo di no, però non però si sì, quando io ero piccolina, che mi fecero vedere il Festival di Sanremo, vidi questa figura che per me è carismatica, allora mi innamorai di questo, questo personaggio, ed era un po' anche un modo in questo spettacolo per poi cantare questa canzone che si chiama Le Metec in francese, e niente, la cantavo nello spettacolo. E c'è poi Teresa Anzavoi, che è una tua amica.
con la, che non c'è più. Che non c'è più neanche lei, purtroppo. E insieme avete vissuto in una comune. Tu quanti anni avevi quando ci sei arrivata? 18. 18. 18. Come funzionava? Dov'era? Terrasini, Sicilia. E che, come funzionava? Ma funzionava che c'erano 30 persone in questo, questa casa senza acqua e senza luce, bellissima, davanti al mare, che non facevano niente dalla mattina alla sera. E come campavano? Ma io manco me lo ricordo, ognuno di noi, sai che io me lo chiedono sempre, dico, ma nella comune come campavate? Ma io non me lo ricordo come campavate. Esco, vedo cose, faccio gente. No, queste cose qua. Sì, ma io però, l'ho raccontato anche altre volte, io ci sono andata non per un fatto culturale o perché, ci sono andata perché mi ero innamorata del capo carismatico di questa comune, che si chiamava Carlo. Che mi pare anche un'ottima motivazione. No, non è ottimo, perché io non avevo capito, siccome mi ci ero nella mia testa fidanzata quando stavamo a Roma, l'avevo incontrato a Piazza Santa Maria in Trastevere, dove tutti i fricchettoni giravano, e lui che ci aveva l'occhio per le belle ragazze mi acchiappò subito, stemmo insieme e io nella mia testa mi fidanzai, certo. Nella mia testa io ero fidanzata. E nella sua? Nella sua col cavolo che ero fidanzata, mi ha portato nella comune dove se la faceva con tutte le donne della comune, per cui io ci rimasi male, e io e Teresa non savoi che anche lei poverina da Londra era convinta di essere fidanzata lui, Carlo. E ci riunivamo su uno scoglio sul mare e piangevamo abbracciate quando lui faceva delle chiuse, perché lui ogni tanto faceva delle chiuse, sai cos'è una chiusa, no? Sì, non sai cos'è una chiusa? Una chiusa è, diciamo, una sessione di amore che dura diverse ore. Anche giorni. Adesso sui giorni. Però anche giorni. Tu lo sai. Quindi non me l'ha fatto conoscere Imma la chiusa, io non lo sapevo. Sì, vabbè, ragazzi, ma noi sono le 2 del pomeriggio, dai. Allora, Giuliana, però. Diciamo quindi questo mito dell'amore libero, perché questo è anche molto interessante da sviscerare. Io non ce l'avevo questo mito dell'amore libero, io ero perché fidanzata. Perché io quando, allora, te lo dico, io sono una persona super liberale. Quando però sento dire l'amore libero un po', insomma, non mi, sento che non mi appartiene. Non perché appartiene poi non, comunque, ma non è un fatto di essere bacchettoni. Ma no. Perché secondo me poi oggi uno, domani l'altro, eccetera, mi crea confusione. Ma noi crediamo nei sentimenti, almeno crediamo. Ma questo Carlo sarà stato un santone, sarà stato ma molto carismatico. Ma questo sai di questo nuovo signore? Beh sì, cioè era bello. Ma a me mi pareva bello, ma adesso magari. Quindi tu e Teresa avete fatto, diciamo, comunella perché piangevate, perché lui stava con le altre. Quando lui stava con le altre. E quindi poi ciao. Ciao, no, dopo un po' io non ce l'ho fatta più, soffrivo troppo e me ne sono andata, però è durata bene, insomma, questa cosa facendo. Vi strappo un sorriso con Vittorio Gassman che legge il menù del ristorante da Tunnel 1994. La conosco. Gassman legge il menù. Primi piatti. Rigatoni con pagliato, lire 7.000. Pasta e fagioli, lire 5.000. Secondi piatti, rognone trifolato, lire 6.000. Spigola arrosto, secondo quantità. Dessert, frutta fresca di stagione. Torta della nonna, tiramisù. Servizio incluso. In aggiunta al menù, giovedì gnocchi, sabato trippa. Tu hai conosciuto anche la sua depressione. Sì, io l'ho conosciuto perché in una maniera assurda, stranissima, perché lui un giorno è venuto, mi ha telefonato e mi ha detto che voleva parlarmi. E si è presentato a casa mia, tra l'altro mi ricordo questa immagine di un uomo bellissimo, perché comunque lui era bellissimo, anche era già molto anziano, questo cappotto cammello lungo, alto, altissimo sulla porta, è entrato con 2 buste di plastica piene di copioni e mi ha detto: io sono venuto a parlarti perché io voglio produrre uno spettacolo teatrale con te. Non ti dico quello che mi disse perché mi vergogno di dire i complimenti che mi fece Gassman, però comunque voleva produrre uno spettacolo teatrale con me, con o senza di lui, ancora non sapeva, però disse: io ti ho portato 20 copioni, tu leggiteli tutti quanti, quello che ti piace noi lo facciamo. E poi rimase tutto il pomeriggio a casa con me, mi chiedeva continuamente sigarette, lui non fumava, però non comprava le sigarette ma le rubava a tutti quanti, ed era già in fase
pre-depressione, perché già mi fece dei discorsi sulla morte, insomma, tra l'altro quel giorno lì era il giorno del mio 31esimo compleanno, mi ricordo, e che lui mi disse, beata te, perché lui viveva la vecchiaia come una cosa terribile, lui la vecchiaia proprio era una cosa che non... Senti, c'è Alessandro che vuole fare l'attore, ti vuole fare una domanda? Sì, io ti vorrei fare una domanda, se posso. Ti sarà capitato sicuramente tantissime volte di ricevere dei ruoli, magari per sceneggiature o film, opere, e pensare magari questo ruolo non fa per me. Certo. E com'è che uno capisce che alla fine magari quel ruolo può diventare fondamentale, anche se magari all'inizio non lo sente suo? Com'è che arriva questa intuizione? Io, scusa se non ti guardo, perché sennò resto no, tranquilla. Per fare, ma no, io sono abbastanza brava a capire che cosa è giusto per me. Devo anche dire con il massimo dell'umiltà che riesco ad avere, che ho una gamma abbastanza vasta di cose che posso fare. Certo. Quindi, però è anche vero che capisco immediatamente, cioè il mio incontro con i personaggi deve essere una storia d'amore, soprattutto in teatro deve essere una storia d'amore. Per cui quella storia d'amore, come tutte le storie d'amore, ci deve essere il colpo di fulmine. Quindi è un istinto. È un comunque. Istinto proprio animale che mi porta a dire questa cosa è mia, questa cosa. Cioè, è alla prima lettura che me ne accorgo. E questo ti vale anche nella vita? No, nella vita non capisco niente. Nella vita non capisco niente. Michele Placido, e poi andiamo allo specchio, alla piovra. Questo è un posto dove vengono gli innamorati. E noi cosa ci siamo venuti a fare? Avrei voglia di darti un bacio. Ma scusa, non hai visto che io ho qualche capello bianco? Dovresti portarmi un po' di rispetto. Ti sta bene qualche capello bianco? E poi sono piuttosto malandato dentro. Fa niente. E ho una brutta fama. Dove arrivo io arrivano guai. Ah sì? Sì. Davvero? Mi piacciono i guai. Da bambina ne combinavo un sacco.